dai 6 del 2015 agli 11 dell'anno scorso, del 2016, quasi al ritmo di uno al mese. E questo è il numero degli incidenti che capitano in via Vesalio a Cagliari. E nel nuovo anno 2017 sono già 4 i sinistri dove sono state coinvolte automobili ma anche scooter. Nel tratto molto lungo che collega nei fatti il quartiere CEP con Pirri, per esempio, ma anche con una delle uscite della città andando verso Monserrato, la situazione comunque non è delle migliori a livello viario. Si corre nella lingua d'asfalto sia nelle due corsie per uscire da Cagliari sia nelle due corsie per entrare per l'appunto in città. Una situazione decisamente complicata, anche perché è una strada molto frequentata e molto utilizzata, soprattutto nelle classiche ore di punta. Una via molto lunga che porta anche da un lato al parco di Terramaini e procedendo, andando in direzione Cagliari, si possono vedere comunque che le vetture assolutamente non mancano, anche in una tarda mattinata di fine ottobre, fino allo stop, dove c'è uno dei due semafori presenti in tutta la via, che è quello per la metropolitana di superficie. Ovviamente quando c'è il rosso tutte le auto si devono fermare, ma non è sempre così, almeno non lo è stato durante il primo periodo di attività della metropolitana, quando qualche automobilista si è dimenticato di alzare il piede dall'acceleratore. Più in generale in via Vesalio si corre anche molto, è presente un autovelox, ma non all'inizio della via, proprio verso la fine, in prossimità della ferrovia che garantisce il passaggio della metropolitana leggera.